Partirà solo settimana prossima il nuovo piano trasporti ad Avellino legato alla ripresa delle attività scolastiche. Serve tempo all'AIR per mettere su un'adeguata campagna di comunicazione per studenti e famiglie e organizzare le navette anti-ingorghi che partiranno dal piazzale dello stadio verso i campus scolastici di Tuoro Cappuccini e via Morelli e Silvati. Ma intanto almeno fino a lunedì prossimo si andrà avanti ancora con la fermata qui nei pressi di Piazza Kennedy, dove dopo il caos e gli assembramenti dei primi giorni personale dell'AIR e volontari della Protezione Civile provano a regolare il traffico dei bus e il flusso dei ragazzi. Ci sono abbastanza persone quando prendono il pullman. E nei pullman è pieno e stanno alcuni in piedi. Si crea assembramento nel pullman, mentre invece se fanno tipo pullman diversi assembramento è di meno. Allo stadio è meglio, comunque si fa prima da tutte le scuole, ci sono più navette, è migliore. E le polemiche politiche non si sopiscono. Per il consigliere di opposizione Dino Preziosi manca ancora un serio e strutturato piano mobilità in città. Quello che ha proposto Festa con il passaggio sulla Bonatti e la fermata allo stadio non è altro che ciò che proponevo io nel 2013 in campagna elettorale. In ogni caso è assurdo spostare il capolinea da Piazza Kennedy e poi far fare quegli assembramenti, è una cosa pazzesca. Anche perché portare il capolinea a Piazza degli Irpini non è servito assolutamente a niente. Se non come prospettiva futura se si fa lo stadio nuovo, perché dove arrivano i trasporti portano economia, mentre invece lasciarlo a Piazza Kennedy sarebbe stato soprattutto in questo periodo l'ideale, perché prima avevano una sola sosta che era in quella sede e il problema era più risolvibile.